Le mannequin di Pechino Express 2018, Linda Morselli e Rachele Fogar, sono riuscite a conquistare il bonus nonostante l'ostacolo al seguito. Ad inizio tappa infatti hanno dovuto affrontare la prima parte della gara con Roberto Meloni, che in quanto novellino ha avuto più la funzione di freno più che di aiuto. I tre tuttavia sono riusciti a trovarsi alla grande, anche se lo scontro era dietro l'angolo e non di certo con Meloni. Lungo la strada verso Arusha, le mannequin si sono ritrovate a dividere la strada con i promessi sposi. Anche se le due ragazze sono riuscite a trovare un passaggio prima della coppia rivale, c'è stata la possibilità di aiutarla lungo la strada, ma Linda e Rachele si sono rifiutate. Memori di un trattamento ricevuto in precedenza, hanno deciso di proseguire oltre, beccandosi di contro da Riccardo Di Pasquale un insulto ed una minaccia di vendetta. Arrivate seconde alla prova immunità, le mannequin hanno battuto i ridanciani dopo un iniziale spareggio, finendo quindi a dormire in hotel e fare una piccola escursione a contatto con la fauna locale. Linda Morselli e Rachele Fogar, le mannequin, ritorno alle origini. Pechino Express 2018 è stato riportato le mannequin quasi all'inizio del loro percorso. Abbiamo conosciuto infatti Linda Morselli e Rachele Fogar molto più agguerrite rispetto ai percorsi successivi, forse piegate dalla serie di sconfitte vissute subito dopo il loro arrivo nel programma. Lo scontro con i promessi sposi è comunque significativo di un cambiamento di rotta, anche se a ragion veduta le mannequin si sono comportate in modo corretto. Il gruppo esiste fino a che non si rischia di avvantaggiare i rivali a proprio discapito e le due ragazze sanno bene cosa vuol dire non ricevere una mano proprio da chi hanno aiutato poco prima. Per ben due volte le mannequin si sono ritrovate a perdere interessanti opportunità per aiutare i surfisti o gli scoppiati, quindi perché sbagliare ancora? Con i promessi sposi poi, che al loro posto di certo non sarebbero stati d'aiuto. Purtroppo Rachele e Linda pagheranno presto quanto accaduto in questa tappa, anche se non per mano della coppia appena uscita dal programma. La coppia brava a risalire la china. Le mannequin, Linda Morselli e Rachele Fogar, sono riuscite a risalire la china a Pechino Express 2018 e questo è lodevole. Le due hanno recuperato la grande rispetto alle precedenti tappe e lo dimostra anche la capacità di non perdere terreno nonostante la presenza di Roberto Meloni al loro fianco. Insieme sono finalmente vincenti e agguerrite, esattamente come ci si sarebbe aspettati fin dal loro arrivo nell'Adventure Game. Non è da sottovalutare tuttavia la lite con i promessi sposi, dato che la stessa scena si potrebbe verificare prossimamente anche con altre squadre in gioco, che non potrebbero tollerare una presa di posizione di questo tipo. L'unica soluzione per le mannequin è procedere lungo la strada già tracciata nella scorsa puntata, arrivare in tempo record alla tappa intermedia e assicurarsi l'immunità per riuscire a risparmiare le forze. Soprattutto data la presenza dei ridanciani, che da una posizione mediana sono riusciti a registrare una vittoria dietro l'altra e si confermano come coppia rivale molto forte. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.